Dio si rivela nella brezza leggera, no? Come ha fatto con Elia. Il terremoto, no, non c'era Dio. Il vento impetuoso, no, non c'era Dio. L'uragano, la tempesta, lì non c'era Dio. Arriva la brezza mattutina, la brezza leggera che accarezza il volto di Elia, e Elia rabbrividisce perché nella brezza mattutina ha trovato la presenza di Dio. Dio non si rivela nelle cose straordinarie, ma si rivela nella vita ordinaria di ogni giorno, nei dettagli di ogni giorno. È lì che Dio ci parla e noi evidentemente dobbiamo aprire gli occhi e il cuore per capire, per comprenderlo e per ascoltare la sua parola. Dio parla nell'ordinario per rendere straordinaria la nostra vita di ogni giorno. Allora, fratelli miei, prendiamo il Vangelo, così come ha fatto Padre Pio, e viviamolo nella nostra vita di ogni giorno. Io da sacerdote, i religiosi da religiosi, gli sposi da sposi, i bambini da bambini, no? E via di seguito, ognuno nella propria dimensione. Ritorniamo a vivere il Vangelo così come vuole il Signore. E la Madonna ci aiuti a vivere tutto questo. Sia lodato Gesù Cristo.